tema, per esempio, dei banchi, che sembra minore, però è proprio la cartina di tornasole di questa confusione. La ministra le chiama corbellerie, eppure lì c'è uno snodo che andrebbe poi riraccontato. Nessuno ha mai ritenuto che fosse la priorità, eppure si è deciso di comprare 2,4 milioni di banchi. Ecco, appunto, stavo per venire anche questo. Ci sono anche delle risorse che sono state messe in campo. C'è stato 2 miliardi per comprare dei banchi, quando da qualsiasi inchiesta tra gli operatori della scuola i banchi erano all'ultimo posto nelle priorità che bisognava affrontare. È stato fatto con dei bandi che Arcuri giurava essere in grado di far arrivare i banchi il 14 settembre. Arcuri è stato costretto a cambiare i bandi 3 volte perché nessuna azienda d'Europa era in grado di fornire quei banchi nei tempi necessari. Ieri la Zolina ha detto i banchi, 2 milioni e 4 di banchi arriveranno entro il 30 ottobre. Quindi hanno smentito quella cosa apodittica di dire no, saranno tutti pronti il 14 settembre. Addirittura Arcuri, dopo aver detto che quei banchi monoposto erano indispensabili per la riapertura, in audizione alla Camera ha detto no, ma i banchi veramente non hanno niente a che fare con l'emergenza Covid, li compriamo perché servono. Quindi tornando indietro, allora, corbellerie o non corbellerie, la vicenda dei banchi è, per quanto non centrale, è esattamente il racconto, l'evidenza del modo approssimativo, raffazzonato, propagandistico con cui gran parte di questo governo si è avvicinato al tema della scuola. Però questa cosa la vorrei, ne parleremo dopo. Adesso il 14 aprono, il governo si è impiccato sulla data del 14 dimenticandosi che la data è veramente l'unica cosa su cui le regioni hanno l'ultima parola, quindi questa data del 14 che hanno voluto mettere come simbolica è evidente che poteva essere ribaltata in qualsiasi momento. Quindi adesso facciamole aprire, facciamole funzionare, e facciamole funzionare non ideologicamente ma in maniera pragmatica. Proprio le date, però, quello che resta è il rapporto dell'Ocse che dice che siamo il paese che ha perso più giorni di scuola in assoluto. Sì, quindi era giusto anticipare, però lì si sapeva che le regioni avrebbero potuto prendere decisioni diverse. Allora, ci fermiamo per ragioni obblighi pubblicitari, restate con noi e avremo anche altri ospiti e altri argomenti.